E la Promo Sport di Lamezia Terme, la squadra che sale alla ribalta della 23esima giornata di campionato della prima categoria Girone C. La squadra lametina, giunta alla sua decima vittoria consecutiva dopo la sconfitta del 16 dicembre contro il Piscopio, batte la capolista Real Pizzo nell'anticipo di sabato per 1-0 e in pratica riapre il campionato almeno per le prime 5 squadre che devono lottare per la zona playoff. Diciamo le prime 5 squadre perché con la sconfitta interna del Taverna ad opera proprio appunto del Piscopio dovrebbe essersi chiuso perlomeno la lotta per le prime 5 posizioni, quelle che danno la promozione diretta e poi l'accesso ai playoff per l'altra promozione, eventualmente le altre due promozioni che ci potrebbero essere a secondo di quello che poi saranno le squadre legate alla Serie D. Come ogni anno sappiamo c'è questa cosa da verificare con le calabresi impegnate nella Serie D, e a seconda di quanti se ne salvano e di quanti ne devono scendere poi varia il numero delle squadre promosse dai vari campionati, a cominciare dalla promozione ma anche a finire la prima categoria. Comunque dicevamo di questa sconfitta della capolista Real Pizzo: vince il Guardavalle in casa abbastanza naturalmente, diciamo, contro il Martelletto Settingiano, e vince anche il Parghelia seccamente, in questo caso invece senza ma 4-0 a Catanzaro contro la Prasar, e quindi un Parghelia che potenzialmente potrebbe essere la squadra prima in classifica, perché ricordiamo che deve recuperare la partita, se il giudice di gara decidesse per il recupero della partita contro il Guardavalle, e ha già riposato, quindi un punto di distacco dal Real Pizzo, due partite in meno rispetto alla capolista, e quindi qui si fa interessante la lotta proprio per la prima posizione. Promo Sport e Piscopio, come dicevamo, cercano di inserirsi in questa lotta, però lotteranno certamente fino alla fine per conquistare una posizione utile e non essere allontanate dai 10 punti, per non dover disputare alla fine proprio appunto la fase della promozione. Per il resto della giornata segnaliamo il pareggio tra Città di Soverato e Borgia, un pareggio che può stare bene ai padroni di casa ma che è un pochettino tiene ancora in ambascia il Borgia. Oltretutto il Borgia era andato in vantaggio per 1-0 ma poi viene raggiunto. Fatto sta però che sono 6 punti di vantaggio dalla terz'ultima del Borgia. Per il momento sarebbe da fare i play-out per non retrocedere, però ancora c'è un certo margine. Fatto sta che due pareggi consecutivi, domenica scorsa con la Prasar, oggi a Soverato dopo essere in vantaggio, hanno relegato la squadra borghese del presidente La Piana a dover quest'anno lottare per non essere invischiati nelle zone basse della classifica. Perde invece il Real Montepaone 3-0, aveva chiuso 0-0 il primo tempo, ma poi nel secondo tempo la squadra regina fa una tripletta e quindi condanna il Real Montepaone alla sconfitta. Real Montepaone però che rimane ancora in zona sicura, 24 punti rispetto ai 21 del Martelletto e Borgia. E da segnalare e infine, come abbiamo detto, la vittoria, anzi l'ultima partita da prendere in considerazione, la vittoria della Rombiolese sul Real Mileto, un Real Mileto che si trova in condizioni quasi disperate dopo aver avuto una brutta mazzata dal giudice sportivo e anche delle sconfitte che probabilmente avrebbe evitato volentieri, ma che fatto sta che si trova adesso nelle condizioni terz'ultime in classifica di guardarsi dall'eventuale rientro di Comprensorio, Coraggio e Prasar.